Stanno riscuotendo un'adesione oltre ogni previsione gli incontri sindacali di zona organizzati da Coldiretti Asti. 8 riunioni nelle principali zone agricole dell'Astigiano, da svolgersi nell'arco di un mese, stanno mettendo in contatto i vertici Coldiretti con la base di migliaia di agricoltori. Si sono già svolte le riunioni per i comuni facenti capo ad Asti, San Damiano e Cortanze per le zone di Montechiaro e Castelnuovo Don Bosco, a Vesime e a Villanova e martedì scorso a Nizza Monferrato, a cui si riferiscono queste nostre immagini. Rimane ancora da realizzare la riunione per la zona di Canelli, prevista per mercoledì prossimo, 1 marzo alle ore 20:30, e quella per la zona di Moncalvo, in programma 7 giorni dopo, martedì 7 marzo, sempre alle ore 20:30. Si affrontano direttamente con gli associati le principali problematiche che maggiormente attanagliano il settore. In tutte le zone c'è stata una bellissima affluenza, numerosa, soprattutto tanti giovani, quindi oltre all'attenzione particolare delle novità in ambito fiscale, però è un momento interessante anche per quanto riguarda i bandi che si apriranno nuovamente per il PSR e poi gli accordi di filiera, che è quello che la nostra federazione provinciale sta dando una rilevanza molto importante per le nostre aziende in questo momento. Allora, ma vediamo nel particolare questi accordi di filiera. Beh, innanzitutto quegli storici, soprattutto quello relativo alla filiera vitivinicola, e quindi con il progetto Barbera Amica, nato già nell'anno 2012 con la vendemmia proprio di quell'anno, e oggi siamo arrivati a 10.000 quintali di uve con una valorizzazione ormai prossima ai 9 euro al miria. Naturalmente l'obiettivo, così come abbiamo condiviso con tutta la nostra base, è quello di riuscire ad arrivare ai 10 euro al miria, obiettivo minimo per poter continuare a garantire un reddito alle nostre imprese sul territorio. E poi c'è quello nuovo, soprattutto quello con la Novi, quindi sul progetto Corrilicolo. Abbiamo visto già nella campagna 2016 un conferimento di circa 4.000 quintali di nocciole. L'obiettivo che ci stiamo dando assieme alla Novi è quello di raddoppiare almeno i quantitativi nell'arco dell'anno 2017, così per ridare un valore e una progettualità a una filiera molto che sta diventando sempre più importante per il nostro territorio. Una valorizzazione molto interessante, perché comunque abbiamo maturato un prezzo medio di circa 430 euro al quintale, che insomma è molto interessante per le nostre imprese. E a proposito di progettualità e di futuro, voi durante queste riunioni avete anche presentato un nuovo progetto per quanto riguarda la cerealicoltura, il pane. Sì, abbiamo iniziato a discutere con la nostra base, proprio anche su input da parte dei nostri imprenditori, iniziare a discutere su creare un progetto economico sulla filiera pane Asti, pane da Asti, pane astigiano, vedremo esattamente poi come lo denomineremo. Naturalmente l'obiettivo è quello di non parlare più di una commodities che non sta nei cuori di nessuno se non del diretto produttore, ma iniziare a parlare di un prodotto molto importante ancora per le tavole italiane, che è il pane, caratterizzare un prodotto con farina proveniente dai grani esclusivamente astigiani o piemontesi e arrivare ad avere una filiera chiusa. Su questo abbiamo trovato fortissima sensibilità e coinvolgimento sia da parte dei trasformatori che soprattutto da parte dei panificatori, e per cui pensiamo che a breve, se le cose vanno come stiamo progettando, ideando, a breve riusciremo a chiudere anche questo progetto importante, non solo per la nostra provincia, non solo per le aziende, ma per una filiera in generale, quella del grano italiano, che in grossissime difficoltà, e lo vediamo, insomma, lo riscontriamo tutti i santi giorni. Sul vitivinicolo si conferma quello che è risultato più che positivo sulla Barbera, con il nostro progetto Barbera Amica, sui volumi che si sono raggiunti e sulla possibilità, comunque adesso aprendo ormai a giorni, faremo anche degli incontri sulla programmazione di questa nuova annata, quindi sicuramente con la possibilità anche di crescere ancora in volumi, ma soprattutto in volumi, perché nuove aziende vorranno aderire al progetto, ma quello che è l'obiettivo è quello di continuare a incrementare il valore di questo prodotto, che finalmente sta avendo il giusto riconoscimento. Sulla filiera grano, giusto come abbiamo detto già anche a dicembre, parliamo del grano, ma parliamo del prodotto finito del pane. Questo anche si sta notando nelle zone naturalmente più a vocazione cerealicola, questa esigenze, quindi quest'anno ci saranno molti sforzi da parte nostra come organizzazione proprio in questa direzione della filiera cerealicola.
sono momenti assolutamente importanti, perché dal confronto diretto con la nostra base, come sempre, vengono fuori le migliori progettualità.